Brillante esplode lo Sporting Lavello in Valcamastra. Ora si punta al podio. Trascinato da Carmine Vurchio in giornata di grazia, per lui due sigilli ed un assist, è arrivata la seconda affermazione esterna stagionale. Lo Sporting Lavello guarda sempre più in alto, è costretto a guardare in basso invece la Briola. Non è delle migliori la situazione in classifica del sodalizio di Gino Ramaglia, che nonostante varie defezioni in fase offensiva ha cercato di tener testa alla compagine lavellese, ma ha incassato il quarto stop casalingo in 5 gare. Per la salvezza ci sarà tanto da lottare. Bisogna attendere il 20° minuto di gioco per vedere la prima azione degna di nota. Nicola Grimaldi evita l'intervento in chiusura di Ebrahima Niang al limite dell'area brulana ed offre una palla deliziosa a Carmine Vurchio, che va a sbattere sul muro alzato da Saverio Paggi. Sporting Lavello vicino al vantaggio. La Briola risponde al 22° con la botta al volo di Daniel Boten, che va oltre la traversa dopo una corta respinta della retroguardia lavellese. Va vicinissimo al vantaggio al 25° minuto la pattuglia di casa con il palo colpito di testa da Gibril Badie sull'ottimo suggerimento su punizione dalla destra di Nicola Palmieri. Si salva nell'area piccola Antonio Carretta che agguanta la sfera. Poco prima della mezz'ora Maurizio Mollica sbaglia l'intervento di testa e mette in un moto Carmine Vurchio. Grande apertura sulla destra per l'incursione di Biagio Rescigno che incrocia male sul secondo palo. Al 34° lo Sporting Lavello sblocca la partita. Nicola Grimaldi salta sulla sinistra e Ebrahima Niang entra nell'area avversaria ed indirizza la palla a Carmine Vurchio, che la piazza alle spalle di Saverio Paggi. La Briola reagisce con il doppio tentativo in rapida successione di Nicola Palmieri, che conclude sul fondo al 39° minuto. Occasionissima per la Briola ad un minuto dal gong della prima frazione. Sfiora il palo di testa Nico Colucci sul preciso assist dalla destra di Ebrahima Niang. Ad inizio ripresa entra in campo una Briola rabbioso che agguanta subito la parità. Al quinto dalla sinistra Nico Colucci pesca al limite dell'area Nicola Palmieri, abile a telecomandare all'angolo una stoccata d'alta precisione. Sale in cattedra poi Gibril Badie. Al 12° minuto è velocissimo ed imprendibile, ma il suo pallonetto viene sventato con i guantoni d'Antonio Carretta. Lo Sporting Lavello alza il baricentro e comincia a creare pericoli. Saverio Paggi attentissimo sulla violenta bordata di Biagio Rescigno al 23°. Al 27° Massimo Tarricone, su punizione dalla destra, calibra un perfetto assist sul secondo palo per Carmine Vurchio, che deve soltanto spingerla in rete. Carmine Vurchio è scatenato al 29° minuto. Si fa tutto il campo in velocità ed offre l'assist dell'1-3 a Ugo Laus per il comodo tocco in rete, complice una deviazione. Partita chiusa e poker sfiorato dallo Sporting Lavello al 39°. Il contropiede di Biagio Rescigno non viene sfruttato al meglio da Obaid Dabre. Ugo, ma che si è mangiato?